Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride inventato di sana pianta dal mio socio Massimiliano Zorzato e in comunicazione poi con l'ufficio stampa Alessandra Pennetta, che si occupa di contattare questi bravissimi attori, musicisti, artisti, eccetera. E stasera abbiamo degli artisti fantastici, Jessica e Giulio. Ciao ragazzi. Grazie Paolino Ciao. per la presentazione. Sentite, io ho visto che state facendo un bellissimo percorso teatrale e soprattutto questa coppia aperta quasi spalancata. Jessica, parlami di questa cosa qui che mi incuriosisce. Dunque, sì, allora. Per questo invito e noi siamo quasi in procinto di riportare in scena questo spettacolo, appunto Coppia Aperta Quasi Spalancata, e scritto da Dario Fo e Franca Rame. E è stato scritto, se non sbaglio, nell'82. Giulio, correggimi se sbaglio, Sì, io non erano ero gli anni ancora '80. nata, non ero ancora nata perché Credo sono. l'83, comunque sì. Ah, allora, 83 è il mio anno di nascita, quindi ero nata. Diciamo che è un po' per me di coppia, no? Di questa storia di questi due, appunto, personaggi sposati da tempo, dove a un certo punto, appunto, il marito, come solitamente capita, o capitava, insomma, è sempre stato un po', non diciamo nulla di nuovo, no? Il marito che tradisce la moglie, anche le mogli tradiscono i mariti, diciamo. Quello appunto parla, di questa coppia, che sta insieme da tanti anni, dove a un certo punto la moglie, non riesce più, insomma, a sopportare le corna consistenti del marito e quindi va un po' in crisi, no? Dove cerca ogni volta di ammazzarsi, di farla finita. E finché a un certo punto il marito propone appunto alla moglie di aprire un po' l'orizzonte, no? Di vita, di guardare oltre e di fare appunto questo percorso insieme di coppia aperta. La moglie chiaramente all'inizio non accetta questa situazione, anzi pensa che il marito stia dicendo proprio cose fuori proprio dal mondo e invece poi si vede questo cambiamento di questa donna che accetta e nell'accettare questa condizione in realtà scopre e riscopre una nuova sé, una nuova donna ed è molto bello vedere questo cambio, no? Quando poi, e qui do la parola a Giulio perché altrimenti io racconto tutto, anche se la storia si conosce perché è stata fatta e rifatta, però do la palla al mio collega perché io poi dopo parlo troppo e non va bene. Vai, Giulio. Allora, le interpretazioni di coppia aperta possono essere due in realtà, però quella che hai detto tu è quella che è, diciamo, la prevalente. In quegli anni, la generazione degli anni 80 era una generazione che risentiva degli influssi del 68, quindi il libero amore, eccetera. E poi voleva sfuggire, giustamente, ma credo che ancora adesso questo è un percorso che funziona ancora adesso. Si vuole sfuggire alle gabbie sociali che impongono certi schemi, perché è difficile starci dentro molte volte, quindi ecco la ricerca di nuove esperienze che c'è ancora adesso. Adesso si chiama poliamore, no? Però ecco, è un percorso che inizia da lontano e non è ancora finito. Sì, è stato scritto da Dario Fo e Franca Rame, anche se Dario Fo poi ha ammesso che in realtà l'opera è stata scritta quasi completamente da Franca Rame. Lui ci ha messo qualcosa di suo, ma diciamo era Franca Rame la vera autrice. Beh, noi, io e Jessica, abbiamo incominciato a preparare questo spettacolo nell'ottobre dello scorso anno, quindi è passato meno di un anno. Abbiamo cominciato a prepararlo a fine ottobre, a marzo siamo andati in scena al Duse e devo dire che è nata questa sinergia fantastica e ci siamo ritrovati su una cosa che volevamo fare tutti e due in realtà, e quindi diciamo che
stato molto bello. L'energia che cresce, che ci fa stare bene in questo spettacolo, lo viviamo proprio dall'interno, ci partecipiamo dentro, siamo i veri personaggi quando siamo in scena, siamo noi, È cioè vero. Giulio e Jessica, ma proprio Diciamo Antonia e il marito di Antonia, il dottor Mambretti. dottor Mambretti, beh, diciamo che comunque Dario Fo e Franca Rame sono due colossi, no, del Sono mondo due del colossi. teatro. Le musiche sono di Federico Tito Moretti, Sì, giusto? sono musiche originali. Federico Tito Moretti è un figlio d'arte. Il padre di Federico era un regista famoso che ha fatto diverse edizioni del Festival di Sanremo, ha scritto diverse cose per la Rai. E non so se lo possiamo dire, ma adesso Federico non c'è, ma non è un segreto. È anche non solo figlio da parte di padre, figlio d'arte da parte di padre, ma anche di madre, perché la mamma di Federico è una famosa signorina, buonasera, all'epoca si chiamava così. Ah però, Regista è Giovan Battista Scidà. sì. È un regista che insomma ci ha dato modo veramente di essere noi stessi in questo spettacolo. Cioè, io veramente quando sono Antonia sul palco, sono veramente io. Non, cioè, sono libera veramente di essere me stessa. Ed è una, credo che per un attore sia veramente qualcosa di incredibile. E questa sinergia che comunque abbiamo io e Giulio, se non hai un regista che la crea, Certo. non funziona, cioè io lo dico Certo. sempre, lo spettacolo funziona quando il regista, che poi è un po' colui che dirige l'orchestra praticamente, mette a suo agio i propri attori e gli dà veramente fiducia. E quindi io ringrazio pubblicamente sia Giulio che Federico, ma anche il nostro regista che lavorando con vari registi non è facile trovare, ecco. Ma volevo chiedervi, vi lascia anche, chiaramente, essendo una commedia, se posso dire questa frase, vi lascia anche un po' di corda, cioè di improvvisazione, oppure tutto molto schematico? Posso dire io, Vai, vai, Jessica? vai, 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 Giulio. sì, Giulio, sì, rispondi. Allora, posso dire una cosa. Innanzitutto che noi abbiamo portiamo in scena il testo originale, quindi non abbiamo apportato nessuna modifica perché così ci è stato chiesto dalla famiglia Fo attraverso la sua agenzia e abbiamo rispettato fedelmente il testo. Ovviamente l'interpretazione è soggettiva, il testo è quello fedele, non abbiamo cambiato una virgola del testo, ma ovviamente l'interpretazione è soggettiva, la scenografia è la nostra, le musiche sono originali, sono di Federico Tito Moretti e quindi danno una connotazione unica allo spettacolo. Jessica poi arricchisce il tutto con le sue coreografie, perché si esibisce in scena anche con qualche movimento, diciamo, scenico anche di danza. Io gli faccio modestamente da spalla, spero di essere all'altezza. Al momento mi pare che Molto. stiamo avendo dei buoni risultati, insomma. Bene, bene. So che il 5 e 6 ottobre siete a Roma. Siamo a Roma, al Teatro Siamo a Via Roma. Sì. delle Vigne Nuove 458, dico bene, l'ho studiato bene. Hai studiato perfettamente. È il Teatro Aniene che quest'anno apre la sua prima stagione teatrale e noi siamo i primi ad aprire la prima stagione teatrale dell'Aniene. Fate i padrini, fate... Facciamo i padrini, esatto. fantastico, beh, sicuramente farete anche il pienone, perché so che Lo comunque, speriamo, insomma. Le beh, però premesse ci sono. dove andate andate, so che comunque fate sempre sold out, sempre il pienone. Sì, a marzo è stato così, speriamo. Poi ci aspettano altre serate in Puglia e in Sicilia. Ah beh, caspita, correte insomma, mi fa Sì, correre. abbiamo preso l'onda positiva e la Bene, sfruttiamo. bene, molto molto bene. Trasferimenti,
treno, pullman, aereo, perché caspita, Sicilia, da qua e là. Interessante. Macchina, abbiamo fatto una scenografia che si smonta ed entra in due automobili. Caspita, faticoso anche qui, perché comunque Sì. spostarvi in auto è impegnativo. Caspita, complimenti. Cavoli, è una cosa mica da ridere, insomma. Molto, Però molto per bello. l'arte questo ed altro si fa. Vabbè, senza dubbio, questo sicuramente. Io qui al Salottino intervistiamo sia pittori che musicisti, chiaramente. Il 70% sono musicisti e anche loro mi dicono che quando si spostano auto o furgoncino, tutti gli strumenti, gli attrezzi del Sì. furgoncino, e si parte e si va. Insomma, siamo nel 2024, ma sto notando parecchio che ancora si utilizza ancora le trasferte degli anni 80-90, no? Che forse ci si lega ancora di più quando è così, no? E comunque sì, è una forma di condivisione, come diceva Giulio. E poi sì, diventiamo famiglia, si può dire che diventiamo famiglia così. Sì, ci si unisce molto di più, no? Ci si condivide molte cose, si chiacchiera tanto nei tragitti, poi quando si sbaglia strada si chiacchiera ancora di più. Poi Giulio, se devo dire una cosa, oltre a essere un validissimo attore, veramente molto molto bravo, è anche una persona che non lascia nulla, 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 cioè lui ha tutto in testa, lui pensa a tutto Cavoli. e devo dire che è una grande risorsa, perché io che chiaramente sono sempre stata abituata, no, a pensare a tutto io, nei miei spettacoli, nelle cose. Quando trovi un partner che è come te, anzi di più ancora, Fondamentale. è fondamentale, cioè ti rendi conto veramente che dici, Dio mio, ma che cos'è? Un mio protettore? Non lo so, perché lui No, è eccezionale, fondamentale. veramente. No, no, vi capisco perché io quando ho fondato il salottino sono partito praticamente da solo e ho iniziato a fare questo percorso un po' per divertimento. Quindi in un giorno parlo di chitarre, come vengono fatte, eccetera, eccetera, ma il lunedì sera intervisto dei personaggi. Ho iniziato praticamente parlando dalla nascita del blues, fino ad arrivare a intervistare proprio musicisti. Solo che a un certo punto, come diceva appunto Jessica, ci vuole proprio un'altra persona che ti aiuti a fare tutto questo. E oggi appunto siamo diventati in tre con l'ufficio stampa, con Massimiliano poi che si occupa di contattare musicisti. E questa sinergia la capisco che avete perché è la stessa che si è creata prima tra me, Massimiliano e Alessandra. Quando lavori insieme, che trovi la giusta quadra, è fantastico, no, ragazzi? Quindi, ricapitolando, voi avete iniziato ottobre dell'anno scorso con questo progetto. È stato abbastanza macchinoso iniziarlo? Allora, Jessica, è iniziato così, l'idea è partita da me, e ho coinvolto Gian Battista, aveva una partner da propormi per fare questo spettacolo, e a lui è subito venuto in mente il nome di Jessica, infatti l'ha contattata e Jessica, manco a farla apposta, voleva fare questa cosa, quindi è stata una Però coincidenza. Che ha fatto sì che tre persone che volevano fare la stessa cosa si sono ritrovate attraverso Gian Battista. In realtà è stato il punto, il trade union della situazione. bellissima questa cosa, vedi, a volte è magia. E quindi abbiamo fissato un appuntamento e ci siamo incontrati il 17 ottobre del 2023 in un parco di Roma, io, Gian Battista e Jessica. Adesso Jessica non so se ci sente, ma mi pare di no. No, no, vi sento, vi Ah, sento. ecco, sì, confermerà Jessica Sì, questa circostanza. è vero. quindi da qui è E da lì è cominciato scattata tutto. la scintilla. Senti, io solitamente, mi piace curiosare queste cose qui teatrali, le adoro, mi piace perché anzi preferisco più il teatro che il cinema perché il teatro è molto più a contatto, no? È molto alto il libro che dovete studiare. Allora, ce l'ho qui, eccolo qui. Il problema è
E questo qui, sono in realtà non è grandissimo come copione, ma siccome siamo solo in due, sono 25 pagine di copione, ma siamo in due, quindi va Non è diviso per poco. due. Anzi, Jessica è quella che ha la parte preponderante, quindi io ho una parte più piccola. Però, insomma, dura uno spettacolo che dura un'ora e un quarto, un'ora e 20. Jessica mi pare più o meno, seconda Sì, più o delle. meno, sì. Sì, esatto. Caspita, È un atto unico. fate tutto un atto iniziale finale. Nasce come atto unico e noi facciamo un atto unico. Come richiesto dai. Come da copione. Come da copione, come dicevamo appunto all'inizio, che non avete cambiato una virgola. Abbiamo aggiunto le musiche, abbiamo messo una scenografia nostra. E posso dire, nella scenografia ci sta una piccola chicca, è la ricostruzione di un soggiorno con una libreria, e nella libreria ci sta un portafotografia che contiene la fotografia di famiglia, però nella fotografia di famiglia ci sono i due autori della commedia in realtà. Ah, Non sono di noi, bellissimo. ma sono i due autori della commedia che stanno lì in alto, che ci guardano, Dario Ah, Fo e Franca Rame. bella, beh, questa cosa è molto, molto bella. Grazie. Sì. Sì, È come se fossero i nostri padri, ecco, mettiamola così. Adesso sì, mi osservano. stanno nella parte alta della libreria. Bello. Questa è una cosa carina, molto carina che avete fatto. Insomma. Spero di sì. Originale, carina, Sì. bella. Indovina secondo te chi ha avuto questa idea? Ecco, Chi potrebbe mai averla avuta? Giulio, perché Giulio Giulio, pensa a tutto. è chiaro. Ma allora, guarda, anche qui credo che sia una cosa abbastanza, tra virgolette, normale per delle persone che ci tengono a queste cose. Fare queste chicche. Io nel mio studio ho le foto, come vedi qui, no? Foto di Eric Clapton con B.B. King, eccetera, e nello studio che girano ho le varie foto di grandi musicisti, eccetera, eccetera, e in mezzo a queste foto c'è la foto del mio maestro di chitarra degli anni 80, che oggi purtroppo non è più con noi. L'ho messa lì anche lui, cioè lì che mi osserva, e lui in mezzo a tutte Che le foto bello. dei. Quindi vi capisco perché Non è sono. un'idea originale, insomma. Comunque, sì, c'è la No, nostra. vabbè, ma Però no, bello. non è originale, ma è molto bella, cioè è carina, è veramente fine. Quindi complimenti, cioè Grazie. non tutti lo fanno, cioè, No, no. adesso non è per cadere nelle retoriche, ma è proprio così, cioè non tutti vanno a prendere queste cose qui, prendono chiaramente pezzi, copioni di grandi big, lo fanno magari anche bene, però queste chicche che avete avuto voi le perdono un po' nel cammino, poi le rubacchiano quando le vedono o quando le sentiranno, quando Sì, sentiranno la voce diranno: ah, allora facciamo anche noi perché è vero, è una cosa forte, eccetera. Però un conto è vederlo da altri e poi farlo, un conto è come avete fatto voi, sentirlo proprio dal cuore, che è vero. è una bellissima cosa. Senti, quanto dura questo tour, diciamo? No, è un mini tour, dura il mese di ottobre. Quindi a fine ottobre siamo di nuovo a Roma, rientriamo il 27 ottobre dalla Sicilia, siamo di nuovo a Roma. Ok, Quindi ma lo poi spettacolo in abbiamo. generale poi? Poi vedremo se ci sarà la possibilità di portarlo in scena altrove. Abbiamo dei contatti, al momento è limitato al mese di ottobre, Puglia e Sicilia. Poi vedremo l'anno prossimo se ci saranno occasioni, lo porteremo volentieri in giro per l'Italia. Ovviamente sia io che Jessica abbiamo anche altri progetti paralleli di altre cose. Jessica fa altri spettacoli, anche io faccio altri spettacoli. Bella esperienza, anche una bella esperienza umana, oltre che artistica. Immagino, immagino. Bello, mi è piaciuto parecchio questa conversazione con voi, scoprire queste cose, il dietro le quinte, di uno spettacolo teatrale che non sempre abbiamo la fortuna di sapere. Ma grazie a voi abbiamo scoperto alcune cose, i vostri tragitti, gli impegni, come è nata questa bellissima idea di Dario Fo e Franca Rame. E
E niente, praticamente ridico ancora l'appuntamento il 5-6 ottobre 2024 a Roma, Via delle Vigne Nuove 458, dove i nostri Teatro Aliene. Jessica, dove nostra Jessica e Giulio faranno i padrini a questo bellissimo teatro, e vi auguro chiaramente un grande sold out di tutta la sera. Grazie. Grazie di cuore, grazie per averci concesso questa Ma a intervista. me piace molto parlare con voi perché si impara tantissimo, soprattutto le fatiche che fate sono importanti. Miei cari amici, buona serata, buona continuazione, lunga vita al blues. Grazie e buona serata Grazie. a voi e ai tuoi spettatori. Un Grazie. abbraccio. Grazie, a presto, un Ciao. abbraccio. Ciao. Ciao. I love my country loud and proud.